ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto in questo nuovo evento della YouTuber League. Finalmente Juve contro Roma, le abbiamo attese per più di una stagione. Poteva essere la finale della fase d'andata, non è stato così, ma le vediamo finalmente contro in un girone. Siamo a Torino, siamo all'impianto Servais. Juve e Roma aprono quello che sarà il girone A della fase di ritorno, perché il girone B si è già aperto con quella che forse è stata la partita più spettacolare di questa edizione della YouTuber League, ovvero il primo derby della stagione, quello di Milano. 5-4 per il Milan, con rimonte contro rimonte, gol alla fine e soprattutto molto molto belli. Chissà che cosa ci regalerà il match di oggi, che presenta tantissime novità, perché tanto io, sapete, sono squalificato e non giocherò, è la mia prima partita non giocata con la Roma Creators e quindi è anche difficile da vivere sotto questo punto di vista. Ma manca anche l'altro capitano, che è Luca Toselli, per infortunio. E poi, a proposito di infortunio, non posso anticiparvi nulla, ma ci sono assenze molto molto gravi. Vi dicevo, non ve lo anticipo io, perché lascio questo e molto altro, a proposito della partita, a chi la racconterà, a chi curerà le interviste e chi racconterà il match, ovvero Lasagna e Giorgio Basile. A voi. Grazie Fe, bentornato Giorgio. Grazie Bentornato Lasagna. In questa partita che sarebbe dovuta essere la partita di Marconi e Toselli, Toselli e Marconi. Nessuno dei due è non in campo. Ci sono. E purtroppo. Viene a dire che non è nemmeno l'assenza più pesante. Purtroppo per la Roma, hai ragione. Purtroppo manca il bomber. Manca Sergio Cruz, che a causa di uno stiramento proprio dell'ultimo momento di ieri sera non è potuto partecipare, non è potuto venire alla partita di oggi. Ci sono state ore particolari. Molto ieri, intense. Fino alle 2 di notte in hotel a cercare un sostituto, giustamente. Esatto. Va sottolineata la grande sportività della Juventus. Esatto, perché di proprio in particolare. Luca Campolunghi, ma ce lo dirà dopo lui, ha proposto un sostituto per Sergio, ovvero... E che sostituto? Gabriel Lopez, anche lui brasiliano dei Seven Sins. Speriamo ci regali grandi emozioni in questa partita. Senti carico? Da brasiliano a brasiliano, io sono carichissimo, per me è un onore e un piacere essere qua, per me è importante vincere oggi, quindi darò il mio meglio. In pochissimo tempo sei diventato una colonna portante della tua squadra e oggi si troverà ad affrontare per la prima volta la Roma. Come la vedi, come la senti? Ma un po' di pressione ultimamente, io ho visto giocare la Roma, hanno 3-4 bravi, non c'è Sergio oggi, però sostituito molto bene direi. Un po' mi preoccupa, però vediamo come andrà la partita. Alle dazzi new entry della Roma, riuscirai a portare un apporto positivo a questa squadra? Ma speriamo di sì, visto in allenamento e partite che abbiamo fatto a Roma con la squadra, pure mi sembra molto positivo. Mi hanno detto, e ti volevo fare i complimenti, che sei stato tu a proporre Lopez per la Roma. Quando ho saputo che ieri sera si è fatto male Cruz a un torneo, cioè ho sentito Fede e ho detto, se devi rimpiazzare Cruz devi chiamare uno fortissimo, cioè a livello creator devi chiamare uno forte. Oggi indossi la fascia da capitano, sei pronto per portare la squadra, farla ripartire in questo girone e portarla alla prossima finale di ritorno. Sì, però ti dico subito, non sono pronto. Semplicemente io, Federico e Riccardo abbiamo visto nascere tutto questo. Siamo arrivati qua dopo 4-5 anni, quindi mi sono sempre sentito così. Oggi ho solamente questa, che tengo a Federico in caldo perché deve sudare anche oggi. La riavrà la prossima partita, però non è cambiato nulla. Oggi entriamo con la stessa cattiveria di sempre, più uno, e cerchiamo di distruggere tutto. Oggi come hai visto lo spogliatoio? Com'è l'atmosfera? Cosa si respira? Ma si respira una buona aria. È importante non abbassare il livello dopo la partita di Roma, perché altrimenti facciamo un'altra figuraccia come quella contro l'Inter ed è meglio evitare, sarebbe meglio evitare, soprattutto davanti a tanta gente che ci viene a vedere. Cosa vi aspettate? Inizio da te Dexter. Allora, una bellissima partita sicuramente, e sono due squadre che si temono a vicenda, però giocheranno entrambe, poi me lo dirà anche il mister, a viso aperto. Critico, tu che dici? È una partita inedita, quindi non abbiamo potuto studiare granché, ma l'altra cosa è che noi veniamo da una vittoria, quindi qua si vedono le grandi squadre, capiremo a che livello siamo. Due cose semplici. Intanto vi chiedo scusa, perché se oggi non sono qua a giocare con voi questa partita è perché non sono stato un bravo capitano. Perché dovrei dare l'esempio, stare in campo tranquillo, usare la testa. Non serve che vi spiego quanto ci tengo a sta competizione. La dimostrazione del mio errore è che tenerci non basta. È fondamentale ricordarsi perché stiamo qua. E stiamo qua per divertirci. Abbiamo fatto una bellissima partita a Roma, ci siamo presi la nostra rivincita dopo aver fatto una figuraccia contro l'Inter. Certo, si può perdere, può andare male, però questa volta siamo qui per fare una bella figura, soprattutto davanti alla gente che è venuta a vederci. Tutti quelli che stanno in campo a giocare questa partita meritano di giocarla e tutti devono essere fondamentali e saranno fondamentali nelle minime cose che sembrano stronzate per portarla a casa. Loro sono una squadra da battere, ma noi siamo incazzati neri e vogliamo vincere questa partita. 1, 2, 3, Juve! Poi! Siamo la Roma! 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 Roma!
vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Dopo aver vinto la fase di andata, il percorso della Juventus riparte dalla sua Torino. Partiamo dagli ospiti con il numero 1, Simone Pechini. Il baffo più bello d'Italia, ma che dico d'Italia, d'Europa, con la maglia numero 17, Reid. Con la maglia numero 3, Claudio Pellegrino. Con la maglia numero 5, Ivan Grieco. Con il numero 30, il boss del freestyle. Il soprannome è importante perché si fa chiamare Er Pupone. La maglia anche perché la numero 16 di De Rossi. Ma lui è Alessio Dezzi. Il leader del centrocampo con la maglia numero 10, Principe. Con la maglia numero 21, Michele Rapolla. Con la maglia numero 11, Gabriel Lopez. Manca il capitano, allora la responsabilità se la prende lui. La fascia sul braccio se la mette lui, perché quando manca Batman ci serve sempre un grande Robin. Con la maglia numero 4, Sequel. È il momento dei padroni di casa, è il momento della Juve. Con il numero 1, Insta Keeper. Con la maglia numero 11, It's Dani. È il momento del gigante buono, con la maglia numero 3, Colpo Gobbo. Con il numero 6, La Maschera. Un gol importantissimo contro la Lazio. Oggi non ha il numero sulle spalle, ma è comunque Nico dei Footwork. Quando vesti la maglia numero 10 della Juventus hai sempre una responsabilità importante. Pipega! La leggenda di YouTube Italia con la maglia numero 7, Giastro! Giocatore forse più talentuoso di questa Juventus, l'uomo senza numero, Zacchinio! 3 partite e 8 gol, avete capito bene. E il bomber, ovviamente, Erling Braut Campolunghi! Manca il capitano Luca Toselli, allora oggi la fascia al braccio la mette lui con il numero 4, Kinoshi! Game on, si gioca, inizia Juventus-Roma, prima giornata della fase di ritorno di questo girone A, lo stesso della Lazio, subito importante partire bene. Il primo pallone toccato da Dezzi all'esordio con la maglia della Roma. Prova ad avanzare, subito passaggio alla ricerca di Rapolla, occhio al suo mancino, inseguito da Zacchinio, lo scarico per il boss. Si torna ancora da Rapolla, ci prova subito con l'esterno in mezzo, allontana colpo gobbo e poi Pipega a gestire la prima manovra anche per i bianconeri. Nico per Zacchinio, prova subito ad accendersi, sfida il boss, taglia in mezzo al campo, ancora Zacchinio, vuole inventare per Campolunghi, subito lui, Campolunghi, Campolunghi, murato da Dezzi che si presenta così con la maglia della Roma. Claudio! Claudio! Attaccato a Luca! Grieco rischia un po', Ron gliela vuole portare via e ci riesce, ancora Ron ci mette una pezza al boss del freestyle, anche scivolata due volte, gran giocata a terra e il boss, primo fallo di Just Ron che va a chiedere immediatamente scusa. Pipega, Zacchinio ancora contro il principe, si rinnova al duello,
poi Campolunghi in area, vuole girarsi, Pellegrino lo mura, Campolunghi riesce a passare per Bibbega, Dezzi ancora una volta e poi Gabriel Lopez con il primo squillo della sua partita, pallone però ancora per i bianconeri, devono stare attenti con Instakeeper, se la cava sempre molto bene con i piedi. Bene, va bene, era buona. Allora torna sempre a sinistra Nico, cerca ovviamente Campolunghi che vuole girarsi, pallone di ritorno, era ottima l'idea di Campolunghi, marcato sempre stretto da Pellegrino, contropiede della Roma, prova a gestire Dezzi chiuso da Zachigno che è stato benissimo in questa sfida, poi altro pallone per Ron, Pellegrino allontana, occhio al possibile contropiede della Roma, è quasi un 3 contro 4, Rapolla ci pensa, Rapolla! Instakeeper in due tempi, prima occasione da gol anche per la Roma ovviamente con il mancino di Michele Rapolla. Pipega, riesce a passare alla Juve, ancora Pipega, vuole fare tutto da solo, Pellegrino, tanto per cambiare, poi la chiama Pechini. Principe, trova Gabriel Lopez che ha un po' di spazio questa volta, vuole farsi vedere, accompagna Principe, visto e servito, Principe con la punta, la chiusura di colpo gobbo e poi Zachigno arriva sul pallone, prima di tutti ancora una volta Gabriel Lopez, che riallarga, Rapolla. Dovrebbe tornare da Gabriel Lopez, invece 1-2 con il Principe, ancora Rapolla, sempre per il Principe, altro 1-2, poi l'uscita di Instakeeper, uomo a terra, fallo, spinta, secondo Antonio Romano, fallosa di Gabriel Lopez, sta crescendo però piano piano anche la Roma, come se cerca ancora una soluzione lunga Instakeeper, come detto due assist nell'ultima sfida contro il Milan, questa volta corto da colpo gobbo. Cambia gioco, lo fa bene per Ron, di testa prova a tenerla in campo, duello con il boss, ancora Ron prima di tutti, Campolunghi prova a girarsi, Campolunghi raddoppiato, triplicato, ci pensa Ron, Pechini! Non si può girare di testa lui due volte! Adesso sognava più, cioè si autolancia di testa! Corner allora per i bianconeri, anzi no, dice Antonio Romano, è semplice rimessa con le mani. Andrà a battere proprio Ron, occhio a Campolunghi in area di rigore contro Grieco, cerca il tacco, Pellegrino allontana, poi con calma colpo gobbo, sempre molto pulito nei suoi interventi, Zachigno contro Principe, cerca lo spazio centrale, raddoppiato ancora, se ne va Zachigno con tutta la sua qualità, poi il cross in mezzo Grieco con ottima chiusura difensiva, Pellegrino vuole evitare il calcio d'angolo, ci riesce, diventa anche un buon assist per Rapolla, magia di Rapolla con il tacco, poi ritorna da Zachigno che gliela porta via. Che bel duello in mezzo al campo tra Rapolla e Zachigno. Zachigno se ne va ancora, 1-2 col Pipega, Campolunghi! Alto! Boss in verticale, Gabriel Lopez avanza, Gabriel Lopez colpisce Rapolla, diventa quasi un assist per Dezzi che ci prova due volte, diventa un assist per Rapolla, occasionissima per la Roma, due volte con due deviazioni un po' casuali, a centimetri dall'1-0, scatenato Sikwolf. Kinoshi centralmente per Pipega contro il boss, lo supera così, il boss lo stende, arriva il fallo e le immediate scuse del boss, occhio da quella posizione perché la Juve da lì può andare direttamente in porta, la rincorsa del Pipega, parte Pipega, alto, adesso si è abbassato in difesa Principe, buono lavoro del boss che torna da Principe a ricomporre la coppia centrale insieme a Pellegrino vista nelle ultime partite della Roma. Ci prova in porta, qui Gabriel Lopez ancora in due tempi, Instakeeper, Zachigno contro Sikwolf, centralmente arriva ancora la copertura di Gabriel Lopez, movimento di Rapolla in avanti, aspetta Gabriel Lopez, non vede compagni liberi, non accompagna Sikwolf, Gabriel Lopez da solo, Sikwolf in avanti per Rapolla, il movimento di raid anche del Principe, alla fine è scelto il boss. Ottimo, guarda la porta, poi allarga per Reid che avanza, vuole Gabriel Lopez, non arriva il pallone però a destinazione, allora Zachigno inseguito proprio da Gabriel Lopez, Zachigno riesce ad andarsene, ancora Zachigno fa tutto da solo, poi per il Pipega, Pipega sul fondo, altra clamorosa occasione da gol per la Juventus, ma anche in questo caso Pipega non fa centro. Zachigno su lui, questa volta c'è Sikwolf, lo supera Zachigno, se ne va ancora in velocità,
Zacchigno contro il boss, triplicato da Pellegrino che chiude anche questa e poi guadagna la rimessa al fondo. Esugna, esulta come se avesse segnato il gol dell'1-0. Si propone Reid, Rapolla centralmente, vuole fare tutto da solo, ancora Rapolla! Bravo Michi! Largo di pochissimo, lo stava per fare ancora una volta, bellissimo. Ecco, boss adesso raddoppio, bravo, Pritz, stretto! Rapolla, Seacolf, in mezzo c'è il boss, aspetta Seacolf, prova a allargare la chiusura di Nico, ma poi Pipega riallarga per Zacchigno. A puntare Seacolf, superato, campo lunghi, centralmente, riallarga ancora Zacchigno, Pellegrino! Chiude anche questa e non la butta via, ma cerca un compagno, Gabriel Lopez, Seacolf, movimento di Rapolla, Seacolf vuole un movimento, cerca il traversone sul secondo palo dove stava arrivando Reid, ma dove c'è Istakeeper che mette il pallone a terra e vuole la soluzione lunga per campo lunghi, esce benissimo Pechini, da portiere a portiere. Ci sono ancora 15 secondi. Gabriel Lopez! Palla al lato, quella che è stata l'ultima occasione di questo primo tempo. Perché guarda il cronometro, Antonio Romano dice che finisce qui 0-0. Un ottimo primo tempo tra Juventus e Roma. Molto equilibrata questa sfida. Occasione a gol da una parte e dall'altra. È messa bene in campo, però facciamo fatica anche a trovare campo lungo, quindi bisogna cercare un po' magari di essere anche meno, tra virgolette, belli e cercare di essere più efficaci. Soprattutto dobbiamo tirare in porta e cercare di fargli veramente paura, perché è quello che manca. Squadre quasi allegriane, muriniane, proprio tutte lì compatte, e questo è, dai. Perfetto, grazie. Posso? Ah, wow! Prima di chiederti di questo primo tempo, volevo farti complimenti per la ceretta. Non sono riuscita a fare a meno di notare di quanto siano lisce e brillanti le tue gambe in questa partita. Complimenti. Grazie mille. Possiamo smettere? Sì, di toccarti le gambe, grazie, in effetti. Grazie. Soprattutto questo primo tempo, cosa hai da aggiungere di più di quello che il campo ha già detto? Che ha detto il campo? Non parla, non parla. Esatto. No, allora, secondo me è una bella partita finora. Bello vedere gli 0-0, vuol dire che è una partita bella combattuta. Potevamo essere più fortunati noi, ma anche loro. Quindi però adesso va bene così, vediamo come andrà. Che adesso ci iniziamo a stancare. Adesso sì. Io sì. Lo sai cosa vedo molto grande te? Che quando cominciamo a innervosirci e smettiamo di giocare palla a terra, facciamo quel tocco in più, non risolviamo un cazzo e loro arrivano a calciare. Lo devi prendere in braccio quello. Sei più alto, sei più grosso, te lo prendi in braccio e andiamo in scarico. Non ti devi girare per forza. Veniamo in scarico a darti una mano. Game on, si gioca, inizia il secondo tempo di Juventus-Roma. Si riparte dallo 0-0. Kinoshi. Testa alta, palla a cercare Campolunghi contro Pellegrino, il principe. Campolunghi vuole girarsi, colpo di tacco, il boss regge alla grande e può allargare dove c'è Gabriel Lopez, che ha un po' di spazio. Gabriel Lopez con la suola, se ne va ancora Gabriel Lopez. Poi ci sono troppe maglie bianconere. Gabri, va bene! Taglia e Dani, taglia! Il fischio di Romano. Parte Pipega per colpo gobbo, deviazione e salvataggio di Gabriel Lopez. Istakeeper a centrocampo praticamente riallarga in maniera pulita per Dani. Kinoshi la recupera, Rapolla, Gabriel Lopez può guardare la porta, contro tre, Gabriel Lopez la rimette in mezzo a cercare Rapolla, la chiusura di Zacchigno che è in ogni parte del campo. Addirittura sbadiglio del mister del Milan. Prova a sbeffeggiare così le altre due squadre. Intanto Zacchigno se ne va ancora una volta. Il boss prova a chiudergli la strada. Si riallarga Zacchigno. Cercare maggiore raggio di azione. Campo lunghi per Pipega. Principe. E poi Reid in avanti, dove però non c'era Polla. Colpo gobbo. Elegantissimo il boato di Torino. Palla lunga per Campo lunghi che vuole girarsi. Pipega! Pipega! Porta avanti la Juventus dopo una giocata straordinaria di colpo gobbo, il lavoro di Campolunghi e il mancino di Pipega. Palla lunga per Pipega, giocata elegante ma che non trova compagno. Poi Zacchigno con la Veronica, se ne va Zacchigno, principe con il braccio però attaccato al corpo. Semplice rimessa per la Juve. Zacchigno se ne va, ancora Zacchigno atterrato da Gabriel Lopez, questa volta con un fallo
è imprendibile Zaghinho. Calcio di punizione per la Juventus. Occhio perché la soluzione è sicuramente defilata, ma molto vicino alla porta di Pechini. Da lì con il mancino Pipega può andare ancora una volta in porta. Parte Pipega sulla barriera, poi ancora Pipega, deviazione, arriva Campolunghi che non trova la porta. Regà, dai che siamo vivi, giochiamo a calcio. Hai sbadigliato, dopo 30 secondi è arrivato il gol. Porto bene, ma tra l'altro Campolunghi mi sembra Sossio Aruta in attacco. Manca un Ciccio Graziani. Raid per Principe. Occhio alla palla sul secondo palo. Principe prova a calciare. Le riconsegna ancora una volta il pallone del boss. Campolunghi su di lui. Boss per Seawolf. Palla dentro Rapolla! Rapolla! Che cosa ha fatto? In rovesciata! Con un gol supersonico! Rapolla! 1-1! 1-1! Forse con uno dei gol più belli della storia della YouTuber League! Signori e signori, Michele Rapolla! Mamma mia, che gol ha fatto Michele Rapolla! Straordinario! Straordinario! Con il balletto di Zinigoli Gigione! Grandi, grandi citazioni del grande Rapolla! 1-1! A Pipega ha risposto Rapolla e manca ancora un quarto d'ora al termine di questa partita bellissima, bellissima. Vediamo come risponderà allora la Juventus a Campolunghi. Occhio intanto subito a Zaghinho. Zaghinho! Sul palo esterno. Zaghinho cerca il primo palo, Pellegrino non sbaglia praticamente mai. Rapolla con l'esterno del piede, allarga per Dezzi. Che può puntare, sta arrivando Gabriel Lopez, si passa nuovamente da Rapolla, arriva Principe! Che cosa ha preso Istakeeper! Parata straordinaria su un'altra grande azione della Roma. Rapolla riallarga per Gabriel Lopez, cerca lo spazio il brasiliano, ancora Gabriel Lopez, Principe 1-2, Lopez riesce a passare anche con un po' di fortuna, poi Grieco si addormenta, il pallone lo perde, occhio al contropiede, 2-2, Pipega, c'è anche Campolunghi, Pipega allarga per Ron, Pellegrino, la maschera. Altro pallone per Pipega, di testa per Zaghinho che prova a girarsi al volo, toccato in maniera regolare. Poi Ron contro due uomini, la strada aperta non c'è, Rapolla in contropiede, alza la testa, Rapolla, vuole Lopez, aspetta Rapolla, raddoppiato, vuole passare comunque, altra grande giocata di Gigione Rapolla. Poi Raid sul secondo palo per Dezzi che la mette a terra, Dezzi, Istakeeper! Cercare Gabriel Lopez che se ne va, Lopez contro la maschera, Lopez sul palo, anche la sfortuna contro la Roma. Kinoshi contro Lopez, palla in avanti, Pellegrino, passa via, dove c'è la maschera insieme a Zaghinho, proteggono ma sbagliano e sbaglia anche Gabriel Lopez. Va bene Gabri! Dai! Manca sempre meno al termine. È sempre 1-1. Dopo il gol di Pipega e di Rapolla. Buono lavoro di Lopez. Raid, largo c'è Rapolla. Raid lo ha visto. Rapolla, palla dentro per il Principe! Chissà chi per! È un muro! Ma la Roma adesso è scopertissima! Nico riallarga per Campolunghi, Campolunghi non calcia e viene murato da Dezzi che sta giocando un grandissimo secondo tempo, poi avanza, viene colpito da Nico, cartellino giallo anche per lui, mister. Con la testa, la vinciamo con la testa, dai raga! Pipega va subito a riconquistarla, saranno due i minuti di recupero. Al termine di questa partita attacca la Juve, Pipega, cross sul secondo palo, Principe! Bravo, un'altra grande chiusura, ultimo minuto di questa partita, avanza Principe, centralmente per Gabriel Lopez, tutta dietro la Juve a difendersi, Gabriel Lopez allarga per Rapolla,
Vuole lo spazio centrale a cercare Reid. Colpo gobbo in fallo laterale. Partita durissima. E finisce qui una partita bellissima tra Juventus e Roma, 1-1. Allora giustamente questa partita verrà decisa dai calci di rigore. Giochiamo sereni. 5 nel tempo, dai. Dobbiamo andare convinti e calciare. Salitevi una porta e buono. Tra di voi. Oh, abbiamo fatto una partita bellissima contro una delle forse la squadra più forte di tutta la YouTuber League. Ma i rigori lo sappiamo, dai, 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 sangue freddo, con la testa, esatto, senza paura, ragazzi, tiriamoli, come una signor partita, bravi tutti, ragazzi, uniti e abbiamo fatto bene, andiamo. Oh, ragazzi, dai, ragazzi, inizierà la Juventus con Zaquinho, la concentrazione di Pechini, parte Zaquinho, spiazza Pechini, 1-0 per la Juventus. Dai, dai, non fa niente, buona! Dai, Antò! Dai, Antò! Parte Principe! Con un rigore perfetto! Ma la maschera! Anche lui con un rigore perfetto! Spiazza Pechini, 2-1 per la Juve. Tocca al brasiliano, tocca a Gabriel Lopez. Prova a infastidirlo il keeper. Gabriel Lopez aspetta fino all'ultimo il keeper, ma poi segna ed esulta. Andiamo a abbracciare il suo portiere Pechini. 2-2. Questa è in culo alla luna, raga! Questa va in culo alla luna! La rincorsa di Nico. Ma Nicola para Pechini! La para Pechini! Primo errore in questa serie di calci di rigore. L'abbraccio con il capitano Sikwolf. Dezzi allora per portare avanti la Roma. Va Dezzi che spiazza Issa Keeper. 3-2 per i giallorossi. Rigore che pesa tantissimo, lo batte direttamente Issa Keeper. Portiere contro portiere. Va in Stakeeper. Batte un gran calcio di rigore. L'autore del gol dell'1-1 durante la partita. Posiziona il pallone. Tocca a Rapolla. Rapolla! Rigore perfetto anche per lui. 4-3 per la Roma. Questo vuol dire che se colpo gobbo sbaglia, la vittoria è dei giallorossi. La rincorsa di colpo gobbo, momento decisivo. Parte colpo gobbo centrale, la tocca Pechini ma non basta. La responsabilità se la prende il capitano. La responsabilità se la prende Sikwolf. La rincorsa di Sikwolf. Parte Sikwolf, la para Issa Keeper. Salva la Juventus. Si va ad oltranza. Non aveva calciato male. Qui Sikwolf, ma grande risposta di Issa Keeper. Adesso Campolunghi. Ma Campolunghi. Beppa Pechini, la Juve si porta avanti. Non è pesato, 10 kg per Pechini. Se sbaglia vince la Juve. Parte Pechini, Issa Keeper! Para anche questo e regala la vittoria alla Juventus che batte ai calci di rigore la Roma al termine di una partita fantastica, epica, ma tutti ad abbracciare il man of the match, tutti ad abbracciare Issa Keeper! La beffa per la Roma che comunque torna da Torino con un punto importante prima del derby contro la Lazio. Sale a 2 invece in classifica la Juventus.
sbagliato il rigore decisivo. Come la stai vivendo? Come stai emotivamente dopo questa partita? Allora, ti dico bene, sto facendo un percorso, spero si veda, sono contento, ho dato un pallone ottimo a Rapolla per il gol e soprattutto siamo gruppo, in quel momento dovevo tirarlo, segnare, sbagliare, dovevo tirarlo, ho tirato, va bene così. Alla fine vi siete divertiti? Sì, e se divertiamo ancora di più. Partita dopo partita. Forza Roma! Sempre! Ricominciato il girone, ricominciano anche le vittorie per la Juve. Complimenti al capitano Chinosci. Che cosa hai da dire di più? Che è stata veramente molto molto sofferta fino all'ultimo. Io voglio un bene dell'anima Simo, ma quando si è presentato per il rigore decisivo ho detto no. Però dai, ce la siamo cavata, tutto sommato, quindi bene così. Complimenti Luca per questa ennesima vittoria della Juve. Ricomincia così appunto questo girone. E a questo punto che... Complimenti anche alla Roma che ha giocato un partitone. I ragazzi sono stati bravissimi perché è stata una partita vera, cioè intensa, hanno corso tutti in campo, quindi noi ci siamo fatti trovare pronti, quindi ai miei ragazzi non posso che dire grazie, ma complimentissimi alla Roma perché ha fatto una gran partita. La Roma oggi ha dimostrato che è squadra. Non abbiamo vinto per episodi, il calcio ovviamente è fatto anche di episodi, giusto così, complimenti ovviamente alla Juventus che ha giocato una buona partita, ma la Roma se l'è giocata con la Juve rischiando anche di vincere su più occasioni. Quindi questo che vuol dire? Che la Roma c'è e la Roma può vincere la YouTuber League.